Carlotta Mantova alla rivelazione. La vita senza Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantova è stata ospite a Verissimo. Nell'ultima puntata del talk di Canale 5, la vedova di Fabrizio Frizzi ha parlato del compianto marito e della sua nuova vita lontana dall'Italia. La donna ha fatto anche alcune inaspettate rivelazioni su come sta vivendo la sua vita a 4 anni dalla scomparsa del marito, avvenuta nel 2018. Carlotta, di fronte a Silvia Toffanin, ha confessato di sentire dei segnali dal suo Fabrizio. Insomma, ne avverte la presenza. Parole che hanno commosso e che hanno fatto venire i brividi ai numerosi telespettatori che stavano seguendo l'intervista. La Mantovan ha cercato di mostrarsi forte dinanzi alle telecamere, anche se era evidente la sua commozione nel parlare del marito scomparso. Ha cercato di essere forte per Stella, la bambina nata 9 anni fa dall'amore con il conduttore Rai. Carlotta vuole essere una mamma forte, un'ancora di salvezza per la sua Stella. L'ha nominata parecchie volte durante la chiacchierata con la Toffanin, arrivando a confessare che rivede, nel sorriso della sua bambina, lo stesso sorriso di Fabrizio. Insomma, quella di Carlotta Mantovan è stata un'intervista molto toccante. Quando ha parlato dei segnali che ogni tanto riceve dall'aldilà, la donna ha spiegato di avere la sensazione di sentire Fabrizio ogni volta che vede qualcosa di giallo. Proprio il giallo era il suo colore preferito. Ecco perché, ad esempio, quando vede un fiore di quel colore, lo sente vicino avvertendone la presenza. La Mantovan ha poi confidato che oggi crede in Dio ancora più di prima. I segnali di cui ha parlato l'hanno convinta ancora di più che ci sia una vita oltre la morte. Certi segnali, a detta dell'ex concorrente di Miss Italia, non possono essere una casualità. Se prima era scettica su queste cose, ora non ha più dubbi. Fabrizio è sempre accanto a lei e alla loro piccola Stella. Forse non tutti lo sanno, ma la Mantovan e la figlia si sono trasferite da qualche tempo in Francia. Top secret la località esatta. La vedova di Frizzi ha scelto di allontanarsi dall'Italia, non per una decisione improvvisa o di impulso. E è stata una scelta ben ponderata. Dopo la morte di Fabrizio, lei doveva prendersi cura di se stessa e della piccola Stella. Ecco perché ha scelto di allontanarsi da Roma. Doveva staccare dalla città e immergersi nella natura per ritrovarsi. Una scelta che l'ha premiata, visto che oggi sta bene e si dice pure pronta a fare ritorno in Italia. Chissà. D'altronde, come lei stessa ha confessato, la sua bambina si trova bene, sia a vivere in Francia che in Italia. Cosa ne pensate? Vi hanno commosso le parole di Carlotta? Manca anche a voi Fabrizio Frizzi? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.